Ciao da Luci! Oggi realizzeremo insieme questa bellissima maglia, veramente molto bella, molto fresca. Questo filato devo dire che rende tantissimo sia in freschezza che col suo bellissimo colore ed anche in morbidezza. Veramente molto bella e facile da realizzare. Vediamo subito che cosa ci occorrerà per il nostro progetto. Io userò un uncinetto del numero 4, ma questo varierà dalla nostra mano di lavorazione. Più stretta o più larga potrebbe influire sul numero dell'uncinetto. Un paio di forbici per tagliare fili e codine, 4 marker che ci serviranno poi per dividere le varie sezioni dello sprone e naturalmente questo bellissimo filato di lana gatto della linea Fashion, che è il Positano. Veramente un filato molto molto bello. Ogni piccola cake è da 50 grammi per 165 metri, quindi 165 metri in una cake da 50 grammi vuol dire che ha veramente un'ottima resa. La composizione del nostro filato è del 72% cotone e 28% viscosa. Questa colorazione è veramente molto sfiziosa, come potete vedere è coloratissima e copre più o meno tutte le gamme di colori: verde, giallo, azzurro, viola, rosellino, turchese, un po' di arancio, insomma va veramente a coprire una vasta gamma di colorazioni. Questo bellissimo filato e molti altri li potrete trovare nel sito che vi lascio qui, Merceria Italia Artisan, www.merceriaitaliaartisan.com della mia amica Francesca. Troverete non solo questo filato, ma tanti altri bellissimi e pregiatissimi filati. Anche per questo progetto partiremo non con le catenelle, ma con dei moduli ad occhiello e io andrò a realizzarne 44. 4 catenelle. La prima l'ho già fatta col cappietto, 2 3 e 4. Ne facciamo una aggiuntiva. 5. Filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella realizzata, portiamo fuori il filo e realizziamo una maglia alta. Usciamo da 2, filo sull'uncinetto, usciamo da 2 ed abbiamo creato il nostro primo modulo ad occhiello, come potete vedere. Partiamo col secondo, ci alziamo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto ed ora andiamo ad entrare sulla chiusura della maglia precedente, quella sottostante, quindi vedete entriamo proprio qui, prendendo sia la parte davanti che il filo dietro, in questo modo. Peschiamo il filo, lo estraiamo e di nuovo concludiamo una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, usciamo da 2, filo sull'uncinetto, usciamo da 2. Un altro modulo, vedete in questo momento si vede bene la chiusura della maglia precedente, vedete sono queste due asoline e noi è proprio lì che ci dobbiamo infilare, vedete? 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo proprio in quel punto qui sotto a quelle due asoline, peschiamo il filo, estraiamo, filo sull'uncinetto, esco da 2, esco da 2, quindi creiamo 44 asole. Con 44 asole occhiello io ho raggiunto una lunghezza della nostra partenza di 60 centimetri. Ovviamente potrete variare in più o in meno i moduli iniziali a seconda del tipo di scollatura che volete ottenere. Quindi se avete le spalle strette sicuramente dovrete montare meno asole, se avete le spalle più larghe potete optare per fare le mie stesse asole oppure anche di più. Non c'è un numero preciso di asole,
decidete voi in base allo scollo che vorrete ottenere. Facendo scorrere le nostre asole fra le dita e tenendole ben dritte, andiamo a chiudere in cerchio la nostra lavorazione con una maglia bassissima. Quindi ci inseriamo nella prima asola, tendiamo bene il filo, quindi lo teniamo ben tirato, usciamo dalla prima asola e usciamo dal cappietto iniziale. In questo modo abbiamo chiuso in cerchio le nostre asole. Ora voltiamo il nostro lavoro come se stessimo lavorando in giri di andata e ritorno e torciamo, quindi facciamo questa torsione della lavorazione in modo che le maglie vengano sviluppate sul lato piatto e la catenella incornici il nostro scollo. Quindi rientriamo all'interno del nostro primo occhiello, creiamo una maglia bassa e due catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Dopodiché filo sull'uncinetto, rientriamo nell'asola ed andiamo a creare altre due maglie alte per un totale di 3. Abbiamo così creato il primo modulo. Filo sull'uncinetto, passiamo nella prossima asola e creiamo 3 maglie alte. Una, due e 3. Prossimo modulo, quindi prossima asolina, di nuovo 3 maglie alte. Una, due e 3. Procediamo così per tutto il nostro giro. Questo è ciò che avremo al termine del primo giro. Come potete vedere, le 4 catenelle realizzate per formare le asole hanno creato questo cordolino veramente molto grazioso che ci permetterà di non aver la necessità di rifinire il nostro scollo. Siamo molto attenti che sia tutto nella direzione giusta, dopodiché andiamo a chiudere con una maglia bassissima il nostro giro sulla terza catenella per l'appunto effettuate a sostituzione della prima maglia alta. E chiudiamo con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo chiuso il nostro primo giro. Andiamo quindi ad iniziare il secondo giro di lavorazione. Questo giro dovrà avere i primi aumenti. Allora mi sposto con maglie bassissime a scavallare le prime 3 maglie, quindi quelle che mi trovo sul primo occhiello. Quindi cammino su queste maglie e vado a portarmi al centro delle maglie. Quindi questo sarà il primo modulo perché è fatto in un occhiello, questo sarà il secondo modulo perché è realizzato in un occhiello e così via. Anche senza catenelle di separazione noi vedremo che le maglie in ogni caso creano una naturale separazione. Quindi entriamo tra i moduli e lì andremo a lavorare. Quindi entro proprio qui tra lo spazietto naturale che si crea tra le prime 3 maglie e le seconde 3 maglie ed effettuo una maglia bassa e 2 catenelle e sarà la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, sempre in questo spazio che si è creato vado a fare altre 2 maglie alte. In questo modo vedete come se ci fossero catenelle di separazione, in realtà non ci sono. In questo secondo giro dobbiamo iniziare con la nostra serie di aumenti, quindi andiamo a realizzare tra un modulo e l'altro una catenella di separazione, cosa che non avevamo fatto nel primo giro. Quindi fatte le 3 maglie alte, faccio la mia catenella di separazione, filo sull'uncinetto e mi inserisco tra gli altri gruppetti di maglie, laddove
c'è l'unione senza catenella. Creo 3 maglie alte, tutte nello stesso spazio. In questo modo, catenella di separazione, filo sull'uncinetto. Vedete, anche se non ci sono catenelle di separazione, comunque i nostri moduli sottostanti si dividono naturalmente perché sono creati in asole diverse e quindi si dividono naturalmente pur non avendo un'effettiva divisione. E là io vado a inserirmi con il mio gruppetto da 3 maglie. 3 maglie alte tra i moduli, catenella di separazione, nuovamente 3 maglie alte. Facciamo questo per tutto il nostro secondo giro di lavorazione. Ecco qui quello che avremo al termine del secondo giro. Come vedete, la lavorazione rimane comunque ben tonda. Questo significa che gli aumenti sono sufficienti, quindi non tira, e se tira ve ne accorgete perché si alza in questo modo il bordo del nostro scollo, o comunque si accartoccia la lavorazione. Andiamo a chiudere questo giro. Fino ad ora abbiamo chiuso con maglie bassissime, questa volta e da questo giro in poi andremo a fare diversamente. Chiudiamo in questo modo. Entriamo comunque nella terza catenella di inizio giro, estraiamo il filo e non andiamo a fare una maglia bassissima, ma filo sull'uncinetto e chiudiamo con una maglia bassa. Questa maglia bassa va a simulare la catenella che noi non abbiamo creato. Tra un modulo e l'altro abbiamo sempre creato una catenella di separazione. Noi qui ci spostiamo con la chiusura direttamente senza catenelle di separazione, quindi facciamo le 3 maglie alte senza nessuna catenella di separazione, ci andiamo a chiudere direttamente sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassa. Questo ci permette di essere già al centro del nostro foro sottostante, quindi tra i gruppi di maglie. Ci alziamo con 2 catenelle, perché ovviamente abbiamo già fatto, anzi no, con 3. Filo sull'uncinetto, andiamo a fare il nostro modulo da 3 maglie alte, quindi con le 3 catenelle avevamo fatto la prima, andiamo a fare la seconda. Filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel prossimo spazio ed andiamo a fare 3 maglie alte. Catenella di separazione, nuovamente nel prossimo spazio un gruppetto di 3 maglie alte. Concludiamo così questo giro ed anche i 2 giri successivi, quindi realizzeremo 3 giri complessivi senza nessun aumento. Arrivati al termine del terzo giro e ci aspettano ancora 2 giri senza aumenti, questo è quello che avrete. Come potete vedere, questo filato è magnifico, dà un colore al progetto che è meraviglioso. Come potete vedere, la lavorazione risulta un po' morbida, è per questo motivo che dobbiamo fare altri 2 giri senza aumenti, ma se il vostro filato dovesse reagire in modo diverso, nel momento in cui vedete che inizia a tirare il bordo, perché vedete, se io lo tiro bene c'è ancora gioco e quindi si creano le ondine, ma nel momento in cui non si creano più le ondine potrete andare a fare gli aumenti, come vi dirò dopo il terzo giro senza. Anche tenendo la maglia piegata, vedete, la spalla deve rimanere dritta. In questo momento la spalla, se io seguo bene la curva, vedete che è leggermente punta verso l'alto all'esterno, ma in realtà dovrebbe rimanere così, e rimanendo così rimane un po' sfarfallante, motivo per cui adesso andiamo a fare quei 3 giri senza aumenti.
Però prima vi faccio vedere la chiusura a giro nuovamente, così che sia più chiara e facile da eseguire. Come potete vedere, io ho fatto l'ultimo modulo da 3 maglie alte senza nessunissima catenella di separazione. Ovviamente noi tra i moduli, quindi tra i gruppetti da 3, abbiamo sempre messo la catenella di separazione e sarà così fino a fine lavorazione. Sulla chiusura non mettiamo mai la catenella di separazione, ma andiamo a chiudere sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassa. La maglia bassa andrà ad allargare la lavorazione come se ci fosse la catenella. Quindi una volta fatta la maglia bassa, realizziamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto e ovviamente andiamo a fare le 2 restanti, 1 e 2, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, passiamo al prossimo modulo, 1 2 e 3, catenella di separazione e così via. Quindi abbiamo fatto il giro sottostante senza aumenti, questo giro senza aumenti ed il prossimo giro senza aumenti e ci vediamo ovviamente per proseguire insieme. Ecco qui quello che avremo al termine del quinto giro. Come vedete la maglia è ancora perfettamente piatta, non tira. Se noi andiamo a chiudere a metà il nostro cerchio, il nostro spurone, come potete vedere la spalla è perfettamente dritta. Vi faccio notare questi colori che sono magnifici, ovviamente va a gusti, ci sono anche altre sfumature, ma a me questo piace tantissimo. Quindi andiamo a chiudere insieme questo giro e vi faccio vedere il primo giro di aumenti che andremo a realizzare poi fino al termine dello sprone. Gli aumenti si alternano in 2 giri. Il primo è quello che sto per farvi vedere e il secondo è quello dove l'aumento c'è in maniera vera e propria. Quindi il giro che andiamo a fare è di preparazione all'aumento e poi nel giro successivo ci sarà l'aumento vero e proprio. Alterneremo fino al termine dello sprone questi 2 giri. Chiudiamo il giro come fatto finora, quindi terza catenella inizio giro e realizziamo la maglia alta, 3 catenelle e ovviamente altri 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio per creare il nostro primo gruppo da 3. Catenella di separazione, andiamo a fare un altro modulo. Io ho deciso di fare l'aumento ogni 5 gruppi da 3, semplicemente perché io ho 44 moduli e dobbiamo fare 5 aumenti per ogni giro di lavorazione. Potrete anche distribuirli in ordine sparso. Io, per avere diciamo una maggiore uniformità degli aumenti, ho deciso che ogni 7 moduli vado a realizzare l'aumento, ma non è necessario che siano 7, quindi potrete distribuirli in ordine sparso, stando attenti magari a non metterli tutti vicini. Quindi catenella di separazione, vado a fare il terzo modulo, 2 e 3, proseguo fino ovviamente ad arrivare ai moduli che mi sono prefissata. Realizzati i moduli che mi ero prefissata, faccio la catenella di separazione, filo sull'uncinetto e nel prossimo spazio faccio questo: una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella di separazione e nuovamente 2 maglie alte, 1 e 2. In questo modo io mi sono creata
un altro spazietto. Vedete? Ho uno spazietto in più. Questo spazietto mi darà modo di fare l'aumento nel giro successivo. Quindi nuovamente catenella di separazione e ricomincio a lavorare i moduli come fatto finora, quindi di 3 maglie alte in ogni forellino. Generalmente questo è il modo migliore per realizzare gli aumenti. Quando lo facciamo negli angoli mettiamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, ma in questo modo si nasconderà meglio. Quindi in pratica creo un minore assembramento di maglie e di conseguenza sarà meno visibile all'interno della lavorazione. Se invece io vado a fare un vero e proprio angolo costituito da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, sarà molto più visibile e quindi fastidioso alla vista. Vi faccio vedere nuovamente l'aumento, quindi ho fatto l'ultimo gruppetto da 3, è il settimo per me. Entro nel prossimo foro con una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella di separazione e nuovamente 2 maglie alte, tutte nello stesso spazio sottostante. Catenella di separazione e proseguo con i miei gruppetti da 3 senza aumento. Quindi in questo modo arriviamo fino al termine di questo sesto giro di lavorazione. Al termine del sesto giro questo sarà quello che avremo. Come potrete notare, per i miei moduli iniziali, quindi per i miei 44 gruppetti da 3, io ho i 5 aumenti, li ho sempre distanziati da 7 moduli tra un aumento e l'altro. L'ultimo ha soltanto 4 moduli prima della chiusura. Non importa, non vi preoccupate, io vi ho dato una misura, un numero di distanziamento tra un aumento e l'altro che è indicativo. L'importante è non metterli tutti vicini, ecco, quindi potete tranquillamente distribuirli come volete, anche senza contare. L'importante è che siano 5 aumenti per giro e noi li abbiamo, perché vedete, 1 è qui, 2, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo i nostri 5 aumenti per questo giro. Chiudiamo insieme il giro e vediamo il giro successivo, che è veramente semplicissimo perché non ha in realtà nessunissimo aumento, ma semplicemente andiamo a mettere un modulo in più per un totale di 5 proprio sulla catenella di separazione che avevamo qui, dove abbiamo fatto le 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte. Quindi risulteranno 5 gruppi in più. Io sono partita con 44, mi ritroverò con 49 gruppi da 3 al termine del giro che andremo per fare. Andiamo a chiudere il giro sempre nello stesso modo. Terza catenella di inizio giro, estraggo il filo e faccio la mia maglia bassa, così da essere già più o meno al centro dello spazietto che si va a creare. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta ed altre 2 all'interno dello spazio sottostante. 1 e 2. E proseguiamo così fino ad arrivare al primo modulo aumentato. Sto lavorando l'ultimo modulo prima dell'aumento. 3 maglie alte, catenella. Vedete? Qui c'era l'aumento di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e noi quindi qui andiamo a fare il nostro primo modulo in più. In realtà a noi non cambia niente perché andiamo sempre avanti a lavorare negli spazietti creati dal giro precedente, ma qui ovviamente ne abbiamo uno in più e quindi
andiamo lì a mettere le tre maglie alte in più che formerà l'aumento. Proseguiamo lavorando semplicemente in questo modo. Vedete che si nota meno? Adesso appoggiato sul tavolo un po' si nota, però non si vede così tanto come se noi avessimo fatto il classico aumento del punto granny con le tre maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, perché lo spazietto rimane piccolo sempre da una catenella, quindi si nota meno. E avendo tolto una maglia a destra e una maglia a sinistra dell'aumento, si dà una proporzione un po' più armoniosa e quindi si crea meno la punta che rende visibile l'aumento. Proseguiamo così per tutto questo giro. Ecco qui terminato anche questo giro. Ora tutti i giri saranno di ripetizione di questo e il giro precedente, quindi andremo avanti a ripetere il sesto ed il settimo giro fino alla chiusura delle maniche. Se dovesse sfarfallarvi, perché ogni filato reagisce in modo diverso, potrete ripetere tra questi due giri un giro senza aumenti, quindi fare il giro con 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, il giro lavorando in tutti i fori, quindi dove ci ritroveremo con il modulino in più, totale 5, ad un giro nuovamente senza nessun aumento. Perché una volta chiusa la nostra lavorazione, ricordiamoci che non deve tirare, non deve sfarfallare e la manica deve rimanere, la spalla deve rimanere perfettamente perpendicolare. Quindi questi sono i giri che dovrete ripetere. Quando chiudiamo, quando vediamo che abbiamo la larghezza e appoggia bene sulla spalla. Io adesso vado avanti per un po' di giri, sempre ripetendo il sesto e il settimo giro, così intanto la nostra maglia allarga e vediamo quanti saranno prima della chiusura dello scalfo manica. Ecco qui, io ho terminato il mio sprone, sono pronta per la chiusura delle maniche ed ora vi faccio anche vedere tutto il procedimento che ho deciso di adottare per comunque fare il calcolo per la chiusura. È veramente semplicissimo, adesso lo vediamo insieme. Facciamo un breve riassunto. Allora, siamo partiti con 44 moduli 60 centimetri. Alla fine del mio sprone avevo 64 moduli 160 centimetri, quindi la circonferenza finale è di 160 centimetri. Il mio torace è di 90 centimetri, quindi ho 100 centimetri sul davanti e il dietro, dividendo in questo modo. Lascerò 10 moduli non lavorati sulle maniche e quindi sono 20 in totale, e ho deciso di mettere 20 moduli sul retro e 24 moduli sul davanti. Quando dico che lascio i moduli, intendo che 10 non sono lavorati, mentre quando metto questi 24 moduli e questi 20 sono lavorati. Quindi adesso poi lo vedremo insieme, distribuiremo i marcapunti e vedremo insieme esattamente come fare. Io per lo sprone ho fatto 15 giri totali. Gli ultimi 3 giri li ho effettuati senza aumenti. Voi potrete decidere tranquillamente di andare avanti a aumentare qualora non aveste ancora raggiunto la misura che vi necessita. Dall'angolo interno del mio sprone, una volta piegato, alla sottomanica 23 centimetri, quindi sono assolutamente a misura, e il mio sprone, la mia lavorazione, misura 15 centimetri, quindi 15 centimetri li ho sulla spalla e ovviamente è la,
larghezza ottenuta con il mio sprone, con la mia lavorazione. Ve lo faccio vedere anche qua. Quindi ho 15 centimetri qui, ma la chiusura dello scalfo lo dovete calcolare dall'angolo alto della maglia. Quindi io da qui, scendendo assolutamente dritta a qui, ho 23 centimetri. Ve li ho letti adesso? Sì, sono 23 centimetri, pensavo di aver sbagliato. Quindi assolutamente in linea con quella che è l'altezza per una manica, perché sapete che varia dai 18 centimetri più o meno, quelli sono. Quindi sono assolutamente in linea. Come vi ho detto, gli ultimi aumenti li ho fatti a 3 giri dalla fine, quindi gli ultimi 3 giri li ho lavorati senza alcun aumento. Come potete vedere, abbiamo notevolmente aumentato, quindi la mia maglia è cresciuta parecchio. Ora andiamo a dividere con i nostri marker per poi chiudere il sottomanica. Facciamo in questo modo. Allora, il primo marker non lo vado a mettere perché ovviamente ho come riferimento la chiusura giro. Vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moduli. Nello spazio che segue appunto il decimo modulo io vado a mettere un marker, lì sarà dove andrò a lavorare. Dopodiché sono sul davanti, io sul davanti ho deciso che lascerò 24 moduli, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nello spazio che segue il 24esimo modulo vado a mettere il mio marker. Farò lo stesso per l'altra manica, di conseguenza mi ritroverò la misura ovviamente del retro, quindi 2, 4, 6, 8, 10, li riconto perché ho perso il conto, 2, 4, 6, 8, 10. In questo spazio che segue vado a mettere il mio marker. Come potete vedere, questa sarà la manica. Ovviamente vi sembra stretta, ma noi adesso andremo a mettere altre maglie qui sotto, quindi non sarà più così stretta. Vediamola insieme, ecco qui, voilà, questo sarà il davanti. Ovviamente abbiamo dei moduli in più, quindi non risulterà perfettamente in linea, però questo sarà il davanti e queste saranno le maniche in questo modo. Se vedete che le misure sono sfalsate, potete spostare un pochino. Io all'inizio avevo deciso per 12 moduli per le maniche, poi ho deciso che mettendo comunque maglie sotto qui alla chiusura la manica sarebbe venuta troppo larga, però voi potrete decidere come dividere la vostra maglia tranquillamente. Io ho optato provandola addosso, quindi mi è venuta perfettamente in linea con le mie misure. Quindi procediamo con la chiusura dello scalfo manica. Ho già effettuato le prime 3 catenelle dopo la chiusura e vado a fare comunque altre 2 maglie alte, perché facciamo un modulo intero. In questo modo abbiamo il nostro primo modulo, che sarà quello che poi ci servirà per chiudere. Ora io ho deciso che metterò 2 moduli sotto allo scalfo manica, ma per fare questo il modulo mi deve essere leggermente più grande di quello che avevo alla partenza, perché ho anche la catenella. Quindi andremo ad effettuare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e creiamo il modulo come fatto per la partenza. Quindi entriamo nella chiusura della maglia sottostante, usciamo da 2, usciamo da 2 e usciamo da 2. Nuovamente 1, 2, 3, 4, 5 catenelle,
due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia di chiusura, qui prendete bene tutte e due gli occhielli, usciamo da due e usciamo da due, e abbiamo i nostri due moduli che ci permettono di aumentare sotto alla chiusura della manica. Ora, senza neanche contare, perché l'ho segnato col marker, filo sull'uncinetto, ci andiamo ad inserire proprio dove noi abbiamo il marcapunti, quindi lo spostiamo leggermente e andiamo a fare il nostro gruppetto da tre maglie, 1, 2 e 3. Procediamo col punto granny normalmente come fatto finora, fino ad arrivare al prossimo marker, quindi catenella di separazione e gruppetto da 3, catenella di separazione, prossimo foro, gruppetto da 3, fino ad arrivare al prossimo marker. Raggiunto il marker, facciamo esattamente la stessa cosa, quindi entriamo dove abbiamo messo il marker, facciamo il nostro modulo da 3 maglie, dopodiché 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la chiusura della maglia sottostante, estraiamo il filo, esco da 2, esco da 2, esco da 2, e ho fatto la prima asola, 1, 2, 3, 4, 5, due volte il filo sull'uncinetto, nuovamente nella chiusura della maglia sottostante, prendendo entrambe le asoline, poi esco da 2, esco da 2, esco da 2, filo sull'uncinetto, andiamo dove c'è l'altro marker, qui, e facciamo il nostro gruppetto da 3, 1, dopo toglieremo i marker che ci infastidiscono, 2, 3, catenella, e riprendiamo il punto come fatto finora, fino ad arrivare alla chiusura del giro. Sono giunta alla chiusura del giro, come al solito sulla terza maglia, sulla terza catenella, perdonatemi, entro e chiudo con una maglia bassa in modo da trovarmi già al centro dell'archetto che si crea. 3 catenelle all'interno dello stesso foro, vado a fare le altre due maglie alte, catenella di separazione, ed ora vado a lavorare nei moduli che ho creato sul sottomanica normalmente, quindi in ogni modulo metterò 3 maglie alte, una catenella di separazione, vado al modulo successivo, una, due, tre maglie alte, catenella, dopodiché ricomincio a lavorare negli spazi di quello che sarà il torace, in questo modo, catenella di separazione, quindi come vedete abbiamo ricreato le maglie nel sottomanica, sembra un po' strettina ma vi assicuro che comunque la volevo bella aderente. Voi potete optare per mettere quante maglie volete sulla manica, quindi non vi preoccupate, è a vostra discrezione, non deve essere stretta come la mia per forza. Ho lasciato le asole un po' più larghe perché qui in effetti mi serviva che fossero strette per fare la curva. Se le avessi fatte uguali qui sotto avrebbe arricciato la lavorazione. Se vorrete poi allungare la manica, niente di più semplice, perché vi aggancerete nell'altro senso di lavorazione e potrete ricostruire la manica per poterla allungare. Noi in questo momento andremo ad allungare soltanto il torace. Finisco il giro e poi vi faccio vedere che cosa ne è uscito. Ecco qui, da ora in avanti non dovrete fare altro che lavorare in circolare fino ad arrivare alla lunghezza che desiderate.
Come potete vedere, qui c'è qualche aumento al centro. Quando è indossata la maglia non si noterà assolutamente, per quello ho optato per fare gli aumenti in questo modo, perché si vedono e non si vedono. Se volete farli notare ancor meno, potrete non mettere addirittura la catenella di separazione, in modo che rimangano più unite le due maglie, ma non si vede assolutamente. Un consiglio molto importante: a un certo punto mi sono accorta che la mia maglia faceva tutte delle punte. Allora, a parte il fatto che poi lavorando le punte scompaiono, ma la motivazione era perché ho fatto degli aumenti anche nei giri sotto e poi altri aumenti sopra, probabilmente sono sul retro e qui non si vedono. Ecco, qua ce n'è uno, per esempio, vedete, a distanza anche di qualche riga io ho degli aumenti tutti vicini. Questo può comportare che si deformi un po' il cerchio, quindi vi consiglio, quando fate gli aumenti, di controllare che siano ben sfalzati, comunque distanti, anche se sono da giri distanti fra loro. Quindi controllate bene che gli aumenti non siano uno sopra l'altro, anche se passano giri da un aumento e l'altro vicini, quindi teneteli piuttosto distanti. Io vi consiglio, se il primo lo fate sul settimo foro, lo andate scalando di due, quindi magari quello successivo lo farete sul decimo, undicesimo, quello dopo lo farete sul tredicesimo, in modo da tenerli piuttosto dilatati sulla lavorazione, altrimenti potrebbe storcersi lo sprone. A fine lavorazione comunque non si vedrà, perché poi facendo tanti giri di lavorazione senza aumenti non si vedrà più. Altra cosa importante: se avete necessità di allargare ancora sotto, quindi avete magari il fianco largo o quant'altro, potete optare per fare nello stesso modo gli aumenti che abbiamo fatto per lo sprone, magari in maniera più morbida. Magari non fatene 5 aumenti per giro, magari decidete di farne 3, decidete di farne 2 per 2 o 3 giri, in modo che si allarghi in maniera morbida e che non vi sfarfalli. Questo è quanto. Io continuo l'allungamento e ci vediamo quando sarò arrivata in fondo. Ecco qui la mia maglia finita. Come potete vedere è veramente molto bella, non ci sta tutta nell'inquadratura. Io l'ultimo giro di lavorazione l'ho fatto appunto archetti, sia sulle maniche che sul fondo della maglia, semplicemente per richiamare quello che era lo scollo. Veramente è molto molto bella, è venuta veramente molto bene. Mi dispiace non possiate apprezzare il filato dalla videocamera, non rende assolutamente l'idea, né nel colore né nella lucentezza, perché il filato è veramente molto molto bello e quel filo di viscosa lo rende anche molto molto luminoso. Io spero che vi sia piaciuto questo tutorial, spero che sia stato facile da eseguire, che riuscirete a replicarlo in molte e spero di vedere i vostri lavori. Se volete farmeli vedere potrete trovarmi sia su Facebook, nel gruppo Facebook Creando con Lucy il Salotto, oppure adesso c'è anche il gruppo Telegram, sempre Creando con Lucy, esattamente come il canale YouTube. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao, a presto!